Minori ricoverati in ospedale per aver abusato di alcol, ma anche per problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti. Si arriva al pronto soccorso anche a 13-14 anni. Pochi controlli da parte dei genitori, droghe e alcol sempre più accessibili agli avventori della notte con costi contenuti. Scarsa consapevolezza allo stesso tempo da parte dei minori nell'assunzione e nello spaccio di droga. Alcol, marijuana e hashish, ma non manca tra i giovanissimi anche la cocaina, molto più diffusa rispetto a quando dominava ancora il falso mito che si trattasse solo di una droga da ricchi. Sono sempre più numerosi i giovanissimi a rischio e le cronache e i bollettini delle forze dell'ordine sanitari restituiscono soprattutto nei weekend un quadro generale che spinge ad adottare maggiori attività di prevenzione e sensibilizzazione. Da qui con un forte investimento sulla cultura della sicurezza su strada, finalizzata in particolare alla promozione di azioni di prevenzione e contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, stanotte a Salerno i carabinieri della locale compagnia hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio nell'ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 sviluppato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accrescere l'efficacia dei controlli alla circolazione stradale nel rispetto delle norme salvavita. Per l'occasione è stato impiegato un laboratorio mobile con personale medico specializzato agli accertamenti delle condizioni di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, mentre per la verifica della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di bevande alcoliche, il controllo dei carabinieri con l'utilizzo di un etilometro ha visto anche l'impiego di personale del nucleo operativo in radiomobile e delle stazioni cittadine. Nel corso dell'operazione diretta dal comandante della compagnia di Salerno, il maggiore Antonio Corvino, sono stati sottoposti a controllo 19 veicoli, identificate 26 persone, di cui due sono risultate positive al drug test, con ritiro immediato di patente di guida e il deferimento ai sensi del codice della strada per aver guidato in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. Un'attività che nasce da un protocollo d'intesa stipulato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ed è un'attività, diciamo così, a doppia faccia, un'attività preventiva e repressiva. Preventiva perché ci consente, con degli accertamenti che vengono fatti qui grazie al laboratorio mobile, capire se un conducente di un veicolo ha assunto ed è sotto l'effetto di stupefacenti. Contestualmente faremo anche degli accertamenti canonici che facciamo sempre con l'etilometro e quindi verificheremo anche se quel conducente ha assunto alcol. Abbiamo fatto un'attività preventiva nel corso dell'ultimo anno, parlando tantissimo, incontrando tantissimi studenti per fargli capire e per far capire a tutti i ragazzi che abbiamo incontrato quanto è importante non usare, non abusare di alcol e droghe. E questa è l'ennesima attività concreta che facciamo sul territorio, appunto con una doppia veste, quella preventiva e quella repressiva. E abbiamo avuto diversi episodi nell'ultima settimana, di anche minori che sono stati ricoverati in ospedale poiché hanno assunto ingenti quantitativi di alcol, di stupefacenti. Quindi è un altro segnale per far capire alla gente che ci si può divertire, ci si deve divertire a maggior ragione in questo periodo, ma bisogna farlo con coscienza. E quello che manca è la consapevolezza di ciò che sono le conseguenze penali, amministrative e sulla salute. L'età si è abbassata molto, abbiamo riscontrato soggetti assuntori e spacciatori anche di un'età compresa fra i 13 e i 14 anni. C'è poco controllo, devo dire, anche da parte delle famiglie, e le droghe sono diventate anche molto più accessibili, i costi sono inferiori e devo anche dire c'è una scarsa consapevolezza di quelli che sono poi veramente gli effetti sia dello spacciare la droga, parlo di qualsiasi droga, dalla marijuana alla cocaina a quelle sintetiche, sia sugli effetti che l'uso di queste sostanze provoca, soprattutto a minori, a ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni.